ragazzi, ultimo mini video vlog prima di partire per i prossimi 100 km, quindi entrare nel cono d'ombra del wifi. Augurateci buona fortuna. Speriamo che tipo metta a posto le bici e partiamo. Allora, ci tengo a precisare che ho messo la bandana perché ho rivisto le scene di ieri, ho i capelli di Pippo Franco, quindi eviterei di rifarmi altre figure di merda su YouTube. Siamo a fare la spesa perché ieri abbiamo comprato un po' di roba, ma l'abbiamo mangiata tutta. Siamo riusciti a comprare solo panette di cioccolato, che praticamente dopo 20 minuti sono diventate Nutella. Adesso stiamo comprando acqua e altri viveri. Sono noodles e gli acqua. Coco, raga, ieri ci hanno regalato veramente un sacco di soddisfazione. Sorry. L'amore che cos'è? Iota l'amore. Volevo una crema solare, ma pensare di trovare proteine qua è impossibile. Ci facciamo andare bene il disco. Vediamo quanto spendiamo. Sono 6,50 euro per 16 kg di biscotti. Raga, tralasciando il bianco cadaverico che mi contraddistingue da quando sono piccolo, ci siamo sparati quanto? 35 km. 35 km senza fermarci. Così dice la tomba lì. Stiamo andando bene, siamo arrivati alle 9, sono le 11 e un quarto, quindi 2 ore e 35 km. Il problema è che adesso ci aspetta una salita veramente agghiacciante. Adesso siamo partiti da qua, siamo più o meno qua, ci aspetta il suo salitone. E poi dopo le porte del paradiso e poi di nuovo l'inferno. Ragazzi, siamo in una salita infinita, abbiamo deciso di sbattercelo le palle se abbiamo la flora batterica di Luis Sepulveda. Cosa c'entra un po'? Abbiamo la flora batterica di Capitan Mutanda e ce ne sbattiamo. E quindi mangeremo roba arance locali. Preso in una montagna a caso del Madagascar. Ciclamini alla tua finestra. Io Madagascar. Pedalare. Raga, guardate un lucano guardate che cerca di comprare l'ananas. Olè, ananas. Raga, siamo fermi in mezzo al nulla a mangiarci ananas. È la cosa forse più buona che io abbia mai mangiato. Dio mio, ma è zucchero con acqua, è buonissimo. Ragazzi, siamo su un ponte presumibilmente ancora in Madagascar, eppure c'è scritto Radio Maria con la frequenza. Tra l'altro questo ponte è crollato. Raga, seconda tappa andata. Ragazzi, siamo morti. La cosa bella è che ci siamo sentiti ripetere tutto il tempo Vasa. Scritto un po' come cazzo volete. E insomma, eravamo curiosi, siamo andati a cercarcelo. E Vasa abbiamo scoperto. Tutti i bambini del 1100 km, tutti i bambini ti dicono Ole Vasa. E abbiamo visto che vuol dire Straniero o uomo che viene dalle terre ricche. Volevamo dire magari delle ricche. Ma dove? Tu sei Cristiano Ronaldo? Moi Cristiano Ronaldo. Tu sei Cristiano Ronaldo? Yeah. E tu? Messi? Messi. Lionel Messi?
Ho fatto un piccolo pit stop in un ristorante locale per mangiare le cose tipiche, le cose del luogo, le cose buone. C'è una cucina dove non hanno neanche la corrente elettrica, fanno cucina tutto su carbonella. In realtà, raga, è molto buono, però non ho idea di cosa io stia mangiando. Oggi non ci passa veramente più, cioè è tutto così, cioè quasi non vuoi trovare la discesa perché sai che ti arriva la salita, cioè quasi le gambe che gridano, andare su e stare in tra. Quanti chilometri mancano esattamente, quanti ne abbiamo fatti? Bisogna solo mangiare in questa, mancano 48. Questo non mordo un serpente. Raga, missione della giornata. Dopo aver visto questo parrucco senza trucco di Smilzo, è ora di tagliarsi i capelli, magari mi crescono. Portiamo Smilzo a tagliarsi i capelli in Madagascar. Se è possibile, Madame. Raga, gli ha detto per me e si è scoppiata a ridere, non aggiungo altro. Dai, origlia a typical. È nome d'Italia. La prima Shafur ci ha detto di no dopo aver riso in faccia a Smilzo. Cioè, andiamo alla ricerca. Noi diamo per scontato che sia solo perché Smilzo non ha più quasi niente da tagliare, ma potenzialmente magari loro non possono tagliare, le donne non possono tagliare i capelli, insomma non lo sappiamo, quindi cerchiamo un altro shampoo. Sembrerebbe che ce l'abbiamo fatta. Non ne ho più, vorrei chiedere un tipico taglio malgascio. Bonjour, je suis Antoine, je voudrais, se possibile, la tipica malgasci. Vediamo se da oggi devo mettere il cappellino per tutto il resto dell'avventura. Tra quello che ho spiegato io, quello che avrà capito lui, chissà cosa ne esce da questa esperienza. Sai che io ci credo. Io ci credo. Io credo che Smilzo possa avere un bel taglio. In realtà lui non sta perdendo i capelli. Gli italiani gli hanno sempre sbagliato il taglio. Giacomo, vieni a vedere il dramma. Rado tu due a fe le miracol, j'avais très peu chevaux, j'avais trois chevaux en ma tête, 4, 5, niente, madonna, Rado se mi fai il miracolo io piglio l'aereo tutta la settimana. È il suo, però il mio è un'altra roba, il mio abbiamo finito 10 anni fa. Ma sai che non stai male per niente? Raga, quando sto bene, pensate quando sto male. Rado purtroppo ragazzi sta combattendo con delle avversità genetiche che veramente... Ma stai bene, bro? Sponsoreia, che sta regala mi sta facendo piangere. Però devo dire che è stato valorizzato. Très bien. Very good. Nuovo cappello, nuovo boriello, maglietta sempre a posto. Very good. Raga, che dire? Ho portato a casa un taglio malgascio a 10.000, esattamente 2,50 euro. Devo dire che me li ha tagliati anche bene, considerando le avversità, perché comunque tagliare i capelli a me, cioè di cioè, solito dobbiamo fare il condono. Di solito c'è Filippo Iuvarra che fa che organizza le cupole. Quindi, però grande Rado ha spaccato. 5 minuti ha fatto tutto. Raga, ci siamo ammazzati oggi, ma ce l'abbiamo fatto. Abbiamo scritto a Roberto, gli abbiamo detto di trovarci una sistemazione lungo la strada un pochettino prima e lui ci ha detto che c'era un bel posto. Però noi non immaginavamo che bel posto. Cioè voglio dire, tu ti svegli mattino, tac! Forse avrete notato in questi giorni di vlog che Smilzo ha una caratteristica, chiamiamola ridondante. E questa caratteristica è
la maglietta grigia. Ha deciso, come sfida nella sfida, di compiere 1000 chilometri in bici tutti i giorni tenendo sempre la stessa maglietta senza mai lavarla. Parte la sfida, quindi commentate con Smilzo cartone animato. Vediamo se riuscirà per ancora 10 giorni, quindi 13 in totale, 1000 km di bici, a tenere sempre la stessa maglietta.